con Gesù siamo sempre vincitori, giubiliamo nel suo Geremia capitolo 7 dal versetto 16. Amen, il Signore sia lodato. Tu non intercedere per questo popolo, non innalzare per loro suppliche o preghiere, e non insistere presso di me, perché io non ti esaudirò. Non vedi quello che fanno nelle città di Giuda e nelle vie di Gerusalemme? I figli raccolgono la legna, i padri accendono il fuoco e le donne impastano la farina per fare delle focacce alla regina del cielo e per fare delle libazioni ad altri dei per offendermi. Ma è proprio me che offendono, dice l'Eterno. Non offendono loro stessi a loro vergogna? Perciò così parla il Signore, l'Eterno. Ecco, la mia ira, il mio furore si riversa su questo luogo, sugli uomini e sulle bestie, sugli alberi della campagna e sui frutti della terra. Essa consumerà ogni cosa e non si estinguerà. Così parla l'Eterno degli eserciti, l'Iddio di Israele. Aggiungete i vostri olocausti ai vostri sacrifici e mangiatene la carne. Poiché io non parlai ai vostri padri e non diedi loro nessun comandamento quando li feci uscire dal paese d'Egitto, intorno a olocausti e a sacrifici, ma questo comandai loro: ascoltate la mia voce, sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Camminate in tutte le vie che io vi prescrivo affinché siate felici. Ma essi non ascoltarono, non prestarono orecchio, ma camminarono seguendo i consigli e le caparbietà del loro cuore malvagio. E invece di andare avanti si sono voltati indietro. Dal giorno che i vostri padri uscirono dal paese d'Egitto fino ad oggi, io vi ho mandato tutti i miei servi, i profeti, e ve li ho mandati ogni giorno, fin dal mattino. Ma essi non mi hanno ascoltato, non hanno prestato orecchio, hanno indurito il collo, si sono comportati peggio dei loro padri. Di loro tutte queste cose, ma essi non ti ascolteranno. Chiamali, ma essi non ti risponderanno. Perciò dirai loro: questa è la nazione che non ascolta la voce dell'Eterno, del suo Dio, e che non vuole accettare correzione. La fedeltà è perita, è venuta a meno nella loro bocca. Tagliati i capelli e gettali via, intona un lamento sulle alture, poiché l'Eterno rigetta e abbandona la generazione che è divenuta oggetto della sua ira. I figli di Giuda hanno fatto ciò che è male ai miei occhi, dice l'Eterno. Hanno collocato le loro abominazioni nella casa sulla quale ho invocato il mio nome per contaminarla. Hanno costruito gli alti luoghi di Tofet nella valle del figlio di Innon per bruciarvi nel fuoco i loro figli e le loro figlie, cosa che io non avevo comandato e che non mi era mai venuta in mente. Perciò ecco, i giorni vengono, dice l'Eterno, che non si dirà più Tofet, né la valle del figlio di Innon, ma la valle del massacro. E per mancanza di spazio si seppelliranno i morti a Tofet. I cadaveri di questo popolo serviranno da pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra, e non vi sarà nessuno che li scacci. E farò cessare nelle città di Giuda e per le strade di Gerusalemme le grida di gioia e le grida di esultanza, il canto dello sposo e il canto della sposa, perché il paese sarà una desolazione. Amen. Gloria a Dio. Accomodatevi, fratelli, gloria al Signore. Abbiamo considerato nei versi precedenti come, fratelli e sorelle,
Dio aveva dimostrato che il Tempio di Dio e il suo servizio non avrebbero aiutato ed evitato il castigo. Abbiamo in qualche modo toccato con mano nei versi precedenti cosa veramente significa Tempio di Dio. Noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, il Tempio di Dio siamo noi, insieme noi costruiamo questo edificio fondato su Cristo il Signore. Era qualcosa di particolare questa condizione, ed era così particolare che notate, insomma, la parola di Dio, che nulla poteva salvarli o aiutarli. L'unica cosa che ancora poteva aiutarli era la preghiera di Geremia, va bene? La preghiera di Geremia, del profeta, poteva ancora aiutarli, poteva ancora fare qualcosa. Eppure, è scritto e l'abbiamo letto, che Dio vieta a Geremia di pregare per quel popolo. Ci sarà un motivo? Perché il Signore ha fatto una cosa del genere? Perché dice: tu non intercedere per questo popolo, non innalzare per loro suppliche o preghiere, non insistere presso di me, perché io non ti esaudirò. È qualcosa di particolare. Noi invochiamo delle preghiere al Signore, intercediamo anche magari per altri attraverso le nostre preghiere, ma Dio vieta a Geremia di pregare perché egli non lo avrebbe esaudito. Ora, partendo da questo, sicuramente tutto il testo ci parla ancora di idolatria, tutto il testo ci parla ancora di quello che sarà il castigo di questo popolo che si è allontanato dal Signore, tutto il testo ci parla in qualche modo di quello che è accaduto e accadrà ancora. Addirittura ad un certo punto il Signore gli mette davanti delle cose che avevano fatto e dice: ma io non l'avevo comandato, neppure, dice, mi era venuto in mente, non rientrava proprio nei miei pensieri. Hai compiuto qualcosa secondo la tua volontà e non nella mia volontà, e questo popolo lo ha fatto, e tu, Geremia, profeta, vuoi pregare per loro che non si interessano delle tue preghiere, che non si interessano dell'intercessione che tu stai facendo presso di me. Ecco, in questo noi scorgiamo degli insegnamenti. La preghiera, fratelli e sorelle, è qualcosa di prezioso. E perdonatemi se dico una cosa, forse sarà forte, va bene? Come la parola di Dio non va sprecata, l'abbiamo letto nella parola di Dio, non va data la perla ai porci, non va sprecata. Quando vediamo una resistenza tale da addirittura oltraggiare ed offendere Dio, in realtà offendono loro stessi, a loro vergogna, e io non vado oltre. Ma anche la preghiera è qualcosa di prezioso e non va sprecata. Adesso arriviamo anche a quello che diciamo. La preghiera è essenziale, e noi possiamo considerarla, e spesso l'abbiamo considerata, come il respiro dell'anima, cioè come io con il mio corpo devo mangiare per poter in qualche modo e bere per poter in qualche modo vivere, così per l'anima e lo spirito io devo ascoltare e meditare la parola di Dio e pregare affinché l'anima e lo spirito possano vivere. Allora, nella parola del Signore c'è una descrizione dell'armatura di Dio, la quale armatura di Dio prevede tanti, insomma, elementi. Uno di questi elementi, forse quello che conclude e in qualche modo avvolge il cristiano armato, è la preghiera. Tanto essa è essenziale per un figlio di Dio. Leggiamo Efesini capitolo 6, versetto 10 a 20, legge Sonni. Del resto, fortificatevi nel Signore
potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principali, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità, che sono i luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque santi. Prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, e vestitevi della corazza della giustizia. Mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Prendete, oltre a tutto ciò, lo scudo della fede, con il quale potete spegnere tutti i dardi covardi del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi, e anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente, per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catena, perché lo annunci francamente, come conviene che ne parli. Amen. Gloria a Dio, alla parola del Signore diciamo amen, fratelli, gloria a Dio. Notate, c'è l'armatura del cristiano, va bene? Alla fine di questa armatura, come elemento finale, come punto per dire è quello, punto esclamativo, c'è, prendete anche l'elmo della salvezza, la spada dello Spirito che è la parola di Dio, guardate, pregate in ogni tempo. Sia questo la conduzione, l'avvolgimento del cristiano, il sentimento e quello che è interno ed esterno, sia una vita di preghiera. La casa di Dio è casa di preghiera, sia una vita di preghiera. Pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito. Ed è scritto: con ogni preghiera e supplica vegliate, perché io resto attento. Un soldato si può armare come vuole lui, ma se non è vigile viene ucciso lo stesso. La preghiera ci aiuta a vegliare. Io devo essere costituito dalla preghiera. Come abbiamo detto spesso, anche quando andiamo ad evangelizzare, anche quando andiamo con la Chiesa ad evangelizzare, noi diciamo spesso, e lo facciamo, preghiamo prima dell'evangelizzazione. Preghiamo anche dopo. La preghiera deve condurre tutta la nostra vita. Anche un'evangelizzazione inizia e conclude con una preghiera. Anche una battaglia inizia e conclude con una preghiera e continua, perché è scritto in ogni tempo. In ogni tempo significa una vita di preghiera. Una persona che ama la preghiera. Ecco che la mia armatura allora ha un senso, perché se io mi armo e poi manco della preghiera, non ho lo strumento per poter vegliare contro il mio nemico. E allora ecco che la preghiera rappresenta qualcosa di prezioso. Pregare, noi sappiamo, è l'uomo che parla con Dio. Leggere, meditare la parola di Dio, è Dio che parla all'uomo. E mi piace definire la preghiera come lo scudo per le nostre anime, la benedizione di Dio e il flagello di Satana. La preghiera è questo, è lo scudo della nostra anima, è la benedizione di Dio ed è il flagello di Satana. Allora, nessun tempo è tanto speso meglio del tempo dedicato alla preghiera. Signore, aiutaci a stare in preghiera. Ed è un'intima comunione con il Signore. L'Apostolo Paolo ci invita, in Prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 17, a non cessare mai di pregare. Tanto è fondamentale, non è importante
è fondamentale, è diverso. Deve costituire le fondamenta di un figlio di Dio. Non puoi cessare di pregare. E allora io prego per evitare di cadere in tentazione, è scritto in Marco capitolo 14 versetto 38, io prego per poter essere guidato nelle mie scelte, per poter essere guidato nell'amministrazione di quello che Dio mi ha dato, per poter essere guidato nelle decisioni che io devo prendere. Ebrei 13, 18, si prega gli uni per gli altri anche per ricevere i miracoli da parte del Signore, certo. Giacomo 5, da 13 a 16, ma è bello considerare che è la fede che poi in quella preghiera rende concreta la risposta di Dio e la soluzione che Dio dà attraverso la preghiera. Si prega per vincere le battaglie, si prega per essere perdonati, si prega, fratelli e sorelle, per ringraziare il Signore, e gloria a Dio perché ogni preghiera sia accompagnata da ringraziamento. Si prega per lodare il Signore, non si prega solo Signore fammi vincere questa battaglia, no, ci sono tanti motivi per pregare il Signore, e oltre a quelli elencati con molta probabilità ce ne saranno anche altri. E allora, oltre a sapere che è fondamentale la preghiera nella mia vita, devo saper pregare il Signore. Ora, molti non sanno pregare il Signore. Perché molti non sanno pregare il Signore? Allora, tanti non hanno una giusta disposizione verso Dio, pregano. Ma che dicono? Le parole, tante parole messe insieme. E poi fondamentalmente manca una predisposizione, una disposizione di cuore verso Dio. È una preghiera inutile. Va bene? Altri mancano, insomma, magari nella formulazione, io prego il Padre nel nome di Gesù. Altri mancano nella volontà del Signore, perché io prego ma cercando la volontà di Dio, non la mia volontà. Sia fatta, Signore, la tua volontà, quello che tu vuoi. Altri mancano nel discernere quello che è lo spendere per i propri piaceri. Tanti pregano per spendere nei propri piaceri. Leggiamo Romani capitolo 8, versetto 26 a 27, Rosa. Allo stesso modo, ancora, lo Spirito viene in aiuto nella nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede stesso per noi sospiri ineffabili. E colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. Gloria a Dio. E gloria al Signore che egli intercede per noi anche nelle nostre preghiere. Perché, fratelli? Perché non sappiamo pregare, ma il Signore conosce la disposizione, conosce il sentimento, conosce quello che è intimo nel cuore, e lo Spirito di Dio intercede. Gloria al nome del Signore. E fratelli cari, nella grazia tante volte si spende nei propri piaceri. Noi chiediamo a Dio qualcosa che non dovremmo chiedere, per accrescere il nostro io, per apparire in questo mondo, per inorgoglirci, quando in realtà le nostre ricerche debbono essere ricerche spirituali, anche nella preghiera. Se è scritto nella parola del Signore di cercare prima le cose di lassù, è scritto aspirate alle cose di lassù e non a quelle che sono sulla terra. Quelle di lassù rimangono, quelle di lassù sono necessarie per la nostra vita, quelle sulla terra vengono dopo. Tant'è che egli dirà: cercate prima il regno, la giustizia di Dio, le altre cose vi saranno date in più. Ecco qual è il volere di Dio, che noi guardiamo in alto e non guardiamo in basso. Eppure Giacomo capitolo 4 versetto 3, legge Ida: domandate e non ricevete,
perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Amen. Per spendere nei vostri piaceri. Poi ci sono le preghiere, preghiere lunghe, preghiere per mettere in mostra la propria cultura. Fratelli, mo leggiamo la Bibbia al riguardo, non vi preoccupate. Ma preghiere per sfoggiare il proprio sapere, preghiere che desiderano solo in qualche modo farsi ascoltare, farsi ascoltare. Preghiere che insomma non hanno il sentimento giusto che dovrebbero avere. Preghiere per farsi compiatire, preghiere per farsi accettare dal pubblico, preghiere lunghe che poi ad un certo punto insomma si prega e si prega tanto, 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 che mi ha discutato poco quello che sta dritto dall'inizio fino alla fine, va bene? Il concetto, la sostanza, talvolta spendiamo tanto tempo e ci dilunghiamo troppo nelle tante parole durante la preghiera. Matteo capitolo 6, da 5 a 7. Quando pregate, non siate come gli ipocriti, quelli che si amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera a tuo padre che è nel segreto, e il padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usare troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere soliti per il gran numero delle loro parole. Amen. Non fate come loro, perché il Padre vostro sa quello di cui voi avete bisogno. Non usate troppe parole come fanno i pagani, perché tante volte si pensa che utilizzando tante parole Dio ascolta, dice il tempo di filtrare e poi arrivare. Signore, aiutaci tante volte anche ad esprimerci come tu desideri, anche per evitare di rompere la comunione. Sapete, ci sono delle preghiere che proprio per il gran numero di parole possono arrivare a rompere una comunione che si è creata, che Dio ha creato nell'assemblea. Una cosa è adorare il Signore, quindi io mi esprimo con l'anima rivolta verso Dio, altra cosa è pregare con le parole, e io devo adorare, quindi la mia anima, la mia predisposizione, il mio cuore deve essere rivolto verso il Signore e le mie preghiere debbono essere guidate dal Signore, perché quando non si è guidati dal Signore perdiamo la comunione anche con la Chiesa. Tra l'altro, notate, ecco perché a Geremia è detto non intercedere per questo popolo, non innalzare per loro suppliche, io non ti esaudirò. Dio aveva una volontà, Geremia desiderava che quello che vedeva davanti a lui, che Dio gli faceva vedere, si potesse evitare. Va bene? Ma notate, e dobbiamo ben fare attenzione, questo è uno dei motivi, fratelli e sorelle, per cui quando preghiamo noi dobbiamo rimetterci alla volontà di Dio. Signore, sia fatta la tua volontà. C'è una malattia? Signore, la mia preghiera è che possa essere guarito, ma sia fatta la volontà tua, non la mia. C'è qualcosa, un problema particolare? Io, da essere umano limitato, io non posso conoscere i modi e i tempi del Signore. Io dico, Signore, dona forza, notate, dona forza per affrontare quella prova, dona la pace. Io devo rientrare e meditare e pensare con i pensieri di Gesù. Dona pace a quell'anima, dona la forza, se nella tua volontà, liberala, liberala da quella prova che sta affrontando. E poi Dio conosce i tempi. In questo popolo Dio non poteva e non voleva, perché questo popolo
continuava e Dio aveva un tempo per poterli liberare. E allora questo ci porta alla riflessione successiva. Quando preghiamo per qualcuno, non dimentichiamoci prima l'anima. Amen, fratelli. Quello sicuro Dio lo vuole. Signore, salvalo, va bene. L'altro non sappiamo cosa Dio vuole. Allora io mi rimetto nella volontà di Dio. Perché quello sicuro Dio lo vuole? Secondo Pietro, perdonatemi, capitolo 3, versetto 9. Secondo Pietro, capitolo 3, versetto 9. Legge Rachele. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pertanto alcuni pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca. Non volendo la volontà di Dio che qualcuno perisca. Dio vuole che tutti giungano al ravvedimento e vuole che nessuno perisca. Signore, salva quell'anima. Se è nella tua volontà, guariscilo. Comprendiamo, fratelli, la parola di Dio. Allora ecco il motivo di tante volte in cui magari facciamo attenzione anche dal pulpito a come esprimiamo anche le preghiere verso il Signore. Io ho fede, chiedo al Signore, certo, ma io mi rimetto alla volontà di Dio. Tant'è che quando Gesù insegna come pregare, all'interno di quella preghiera dirà: sia fatta la tua volontà, non la mia, la tua volontà. Gloria al nome del Signore. Allora ecco, io devo pregare per l'anima. Ora, assodato che io sto andando piano proprio per evitare di fare errori anche nel parlare e voi fate errori nel capire, assodato che dobbiamo pregare per il ravvedimento e la salvezza del mondo, per chi dobbiamo pregare? Ora, noi preghiamo per il mondo affinché il mondo giunga al ravvedimento. Perché? Perché la volontà di Dio è la mia volontà. E io desidero che tutti giungano al ravvedimento. Allora io prego per i miei figli, bene. Io prego per i miei genitori, bene. Io prego per la mia famiglia, bene. Prego per i miei colleghi di lavoro che non hanno accettato Gesù, bene. Continuo a pregare per la loro anima. Notate, Dio dirà a Geremia: non intercedere per questo popolo, non innalzare per loro supplico o preghiere, non insistere presso di me, perché io non ti esaudirò. Geremia, nel suo palpitare il cuore dinanzi a quello che Dio gli aveva fatto vedere e gli stava mostrando davanti, aveva il senso anche patriottico, no? Della sua nazione, del popolo suo. Avrebbe voluto che questo si evitasse, sicuramente. Ma Geremia adesso deve rispettare il Signore. Non pregare, non pregare. Perché? Ecco, questo ci dà un grande insegnamento. La preghiera, come la parola, è qualcosa di troppo prezioso, fratello. Io ripeto, assodato che preghiamo per il ravvedimento di tutti. Magari nella grazia, tante volte, a volte arrivano delle richieste di preghiera. E quando arrivano delle richieste di preghiera, adesso ci farete caso, mo che ve lo dico, io vi chiedo sempre: chi te l'ha chiesto? Tu fai una richiesta di preghiera, ma te l'ha chiesto di pregare? Mia sorella c'ha un problema molto serio. Bene, tua sorella te l'ha chiesto di pregare? Lo vuole tua sorella? Ha chiesto a te, alla Chiesa, di poter pregare il Signore affinché questo problema sia tolto dinanzi? È una cosa troppo preziosa, la preghiera. E nel bellissimo rapporto che Geremia ha con il Signore,
Geremia è invitato da Dio ad osservare. Geremia, non mi pregare più per questo popolo, non intercedere più. Guarda, guarda tu, vedi cosa fa? Se lui non vuole, io che devo fare? Se lui sta offendendo me e offende se stesso a sua vergogna, continuando e non volendo che queste preghiere si adempiono, tu stai perdendo tempo. Ecco perché dirà: non vedi quello che fanno nelle città di Giuda e nelle vie di Gerusalemme? Non vedi quello che sta accadendo? Essi stanno facendo questo per offendermi. Ma è me che offendono? Non offendono loro stessi a loro vergogna? Leggiamo Seconda Cronache, capitolo 7, versetto 14 a 20. Legge Giovanni. Il microfono sta lì. Seconda Cronache, capitolo 7, dal versetto 14 a 20. Se il mio popolo, sul quale invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. Amen. Un attimo solo. Se il mio popolo si umilia, prega, cerca, desidera, brama, io lo esaudirò. Vai avanti. I miei occhi saranno ormai aperti e le mie orecchie attente alla preghiera fatta in questo luogo. Infatti, ora ho scelto e santificato questa casa perché il mio nome rimanga per sempre. E gli occhi e il mio cuore saranno qui per sempre. E quanto a te, se tu cammini davanti a me come camminò davanti a tuo padre, facendo tutto quello che ti ho comandato e se osservi le mie leggi e i miei precetti, io stabilirò il trono del tuo regno, come promisi a Davide tuo padre, dicendo: non ti mancherà mai quel che regni sopra Israele. Ma se ti allontanare da me e abbandonare le mie leggi e i miei comandamenti che gli ho posto davanti, e andare invece a servire altri dei e a prosperare davanti a loro, io mi stabilirò dal mio paese che vi ho dato e respingerò la mia presenza alla casa che ho consacrato al mio nome e la farò diventare la favola e lo zimbello di tutti i popoli. Amen. Amen, fratello. Gloria a Dio. Se voi non ubbidite, io vi allontanerò dalla mia presenza. Se voi non fate, io vi respingerò, dice il Signore. Allora ecco, Signore, aiutaci a fare la tua volontà. Ecco perché tante volte dobbiamo, piuttosto che pregare per la soluzione, dobbiamo continuare a pregare per le cose di lassù, perché pregando per le cose di lassù la mia anima e il mio spirito si rimettono sempre più legati e vicini al Signore. Io sto vicino al Signore e al resto provvederà Dio. Ma il mio scopo deve essere quello primario: obbedire al Signore, santificarmi nelle vie di Dio, cercare di fare la volontà del Signore. E le mie preghiere Dio le ascolta e provvede Lui quando e come operare nella mia vita. Amen, fratelli. Io adempio quello che Dio mi dice e il resto ci pensa il Signore. Gloria a Dio. Ora, e ho concluso con questo, Geremia dimostra al popolo che avrebbero potuto continuare anche con sacrifici su sacrifici, ma non sarebbero stati accettati. Sapete, effettivamente, quello che il Signore vuole far capire a questo popolo. Dici: io una cosa vi ho chiesto, un comandamento vi ho dato, il patto che io ho stabilito con voi, quello che Dio ha stabilito col suo popolo. Io sarò vostro padre e voi sarete mio popolo. In questo patto voi ubbidirete, io farò. Ok? Tra l'altro, adesso lo leggiamo, il popolo di Israele promette al Signore: sì Signore, lo facciamo. Ma quella promessa subito
di lì a poco è stata smentita, non adempiuta. E il popolo di Israele si dimostra un popolo dal collo duro. Quando i precetti della legge morale furono stabiliti prima delle istituzioni rituali, istituzioni che furono introdotte in un secondo momento anche per mettere alla prova la loro obbedienza, la loro fede, per sostenere il loro ravvedimento. Vedete, la legge levitica comincia dicendo: quando qualcuno tra di voi recherà un'offerta all'Eterno, e poi ci sono delle disposizioni, ma ci sono disposizioni su come sacrificare. Ma il comandamento che Dio gli aveva dato era univoco, l'obbedienza. Ancora oggi Dio desidera obbedienza, non è cambiato, egli è lo stesso. Esodo capitolo 19, versetto 5 a 8. L'obbedienza che desiderava prima, lo desidera adesso. Le leggi del sacrificio che c'erano prima, adesso non ci sono, perché Cristo ha mediato per noi e si è offerto in sacrificio per ognuno di noi. Ma Dio desidera sempre obbedienza però. Esodo capitolo 19, da 5 a 8, legge Giuseppe. Dunque, se obbedite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete tra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia, e mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. Allora Mosè venne, chiamò gli anziani del popolo e rispose loro tutte queste parole che il Signore gli aveva ordinato di dire. Tutto il popolo rispose concordemente e disse: noi faremo tutto quello che il Signore ha detto. E Mosè riferì al Signore le parole del popolo. Ok, noi faremo tutto quello che il Signore ha detto. E Mosè, insomma, riferì al Signore: Signore, aiutaci, aiutaci. Abbiamo compreso, sicuramente, fratelli, ci sarebbero studi e studi da fare solo sul concetto della preghiera, ma in maniera particolare il Signore ci ha dato qualche insegnamento anche in questa sera. Noi vogliamo continuare a pregare il Signore, continuare a pregare con un cuore disposto, nel giusto modo, nella volontà del Signore, e seguire anche le istruzioni di Dio. Intanto la nostra vita si è arresa nelle mani del Signore e Dio farà il resto. Ma noi non preoccupiamoci delle cose materiali, ci pensa il Signore. Noi preoccupiamoci delle cose spirituali, di stare bene verso il Signore, obbedienti alla parola di Dio. Dio farà tutto il resto.